quando il Presidente della Repubblica firma promulga una legge, non fa propria legge, non la condivide, fa semplicemente il suo dovere, che è quello che ho descritto. Qualche volta ho come l'impressione che qualcuno pensi ancora allo statuto Albertino, in cui, come è noto, veniva affidata la funzione legislativa congiuntamente alle due Camere e al Re. Quando le Camere approvavano la legge, il Re, prima di promulgarle, doveva porre la sua sanzione, cioè la sua condivisione nel merito, perché aveva anche attribuito il potere legislativo. Fortunatamente non è più così. Il Presidente della Repubblica non è un sovrano, fortunatamente, e quindi non ha questo potere.